Allora, in realtà noi siamo qua per parlare di fumetti per adulti, Seinen. Ah. Kirio no, ultimamente anche noi due poco, però diciamo che i nostri manga di riferimento, per me un tempo, per te attualmente, sono stati sempre shonen, manga per ragazzi. Te Sì. c'hai Dragon Ball, te vieni affiancato molto a Dragon Ball, anche se hai parlato un po' di tutto. Io ai tempi venivo affiancato a One Piece, ormai da anni che non vengo più affiancato a One Piece, anche perché poi ho mollato la presa un pochetto. Però diciamo che il manga per ragazzi è stata la nostra fortuna. Ho deciso quindi di cambiare rotta e di parlare dei nostri seinen preferiti o comunque quelli che ci hanno maggiormente influenzato. Magari anche per sfruttare l'occasione di parlare tutti insieme di Berserk, dato che io comunque, a parte un piccolo tributo, un piccolo parere quando morì Miura, non ne ho parlato mai approfonditamente. Non è proprio una classifica, ma una chiacchierata così informale sui nostri manga per Sì. adulti preferiti. Cioè, Itani Taniguchi, per esempio, salverei, non ti dico tutto, ma la metà della roba che ha fatto, anche di più. Vabbè, quartieri lontani, fondamentale. Quartieri lontani, ecco, se vogliamo partire proprio da quello, Io ti dico, ok. Taniguchi non c'è una sua opera nella mia top 10 sui manga seinen, perché non è tra i miei autori Ci preferiti. sta, perché? Sono curioso. Ma non è un perché non c'è, è perché ci sono opere che mi sono piaciute di più, semplicemente. Però ho letto quasi tutto di Taniguchi. Quartieri lontani, credo sia la mia opera preferita. Dà quel Bello. senso di pace, almeno a me mi dà quel senso di pace incredibile. Anche l'uomo che cammina, naturalmente, ma anche ce n'era un altro, quello che lui faceva le cartografie, se non sbaglio, Ah, sì, Furari, Furaris. che è molto rilassante. Sulle Lui orme del va. vento. Sì, 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 sì. Quindi ecco, io lo associo molto alla rilassatezza. Beh, effettivamente è uno di quelli che più gioca bene con gli spazi, queste belle nature selvagge, incontaminate, anche se l'uomo che cammina sicuramente è quello che un po' più rappresenta la placidità della Sì. vita. Però sì, Quartieri Lontani secondo me è una di quelle cose veramente imprescindibili, tale di quelle che dovrebbero stare nelle case di tutte le persone. Tipo Asterix, Topolino, Quartieri Lontani. Sono Perché d'accordo, è sono proprio d'accordo. un camminare sul viale dei ricordi. Tutti quanti abbiamo un po' sognato di fare questa cosa, no? Arrivate a una certa età a dire, ma se tornassi indietro magari farei delle cose diverse, cambierei qualcosa di quello che ho fatto perché non sono pienamente soddisfatto di me. Credo tutti, Penso abbiamo sì, un fatto po' questo tutti. pensiero. Poi però naturalmente ci ripensi e dici, vabbè, se sono quel che sono è perché ho fatto tutto questo. Quartieri Lontani secondo me è veramente una di quelle opere dolci, potenti, importanti, di quelle di Taniguchi che ti sanno far piangere ma scaldare il cuore tantissimo. Ti dico, a me è piaciuto tanto il fattore appunto emozionale di Quartieri Lontani perché sognando sempre di andare in Giappone, sognando sempre di esplorare quelle terre così misteriose, Quartieri Lontani forse più di altri, mi ha innestato il pensiero che magari a quelli invece della generazione precedente alle nostre, o di due generazioni precedenti alle nostre, l'ha fatto paradossalmente Goldrake, cioè Goldrake con quegli sfondi, quelle cittadine, eccetera, ha Sì. raccontato il Giappone di Dell'epoca, quell'epoca. sì. Ai nostri genitori, ai nostri zii, parenti, eccetera. Quartieri Lontani invece ha fatto lo stesso effetto con me, cioè io guardando lui che va nel cimiterino, un cimitero completamente diverso dal mio, con gli incensi, poi ovviamente quei paesaggi, poi quando va a Kurayoshi, che è la cittadina di Tottori, io ci sono Bello. andato a Kurayoshi ed è tutto vero, cioè te vai a giro con Quartieri Lontani e lui proprio si è soffermato su quegli sfondi e l'ha riprodotti. E poi non era Tokyo, era una cittadina della prefettura di Tottori, quindi la periferia pura, classica cittadina giapponese, e poi c'è anche il salto indietro nel tempo che chiaramente affascina perché te non vedi la cittadina giapponese, ma vedi la cittadina giapponese credo degli anni 50, comunque Esatto, immediato dopoguerra. Quindi era ancora molto più toccante, il tema poi era sensibile, cioè la perdita della famiglia, perché ho perso mio padre, perché è scappato di casa, cerchiamo di rattoppare un po' un veramente viaggio indietro nel tempo per rattoppare quello che è andato male, però in un rattoppo è come ci insegna la mentalità giapponese e in particolare quella di Taniguchi, non ho magari aggiustato il problema, ma ho capito perché è accaduto quel problema. sì. Quindi non mi sono più chiuso nella mia bolla come fanno spesso i giapponesi, ma ho affrontato il problema di petto così
ho anche affrontato nel presente fantasmi del mio passato. Tra l'altro Taniguchi forse è più europeo di tutti i mangaka. Sì, sì. Infatti lui si, lamentava, a un certo punto l'aveva accettato con serenità il fatto che vendeva più in Francia e in Italia rispetto al Giappone. Che in Giappone. Era veramente assurda questa cosa qua, è tremenda. Però finché lavorava bene con noi, beh. Era strano quello che faceva. Potrebbe essere anche questo uno dei motivi per cui magari mi piacesse meno rispetto ad altri, perché effettivamente io sono sempre stato molto fissato sul manga e sul Giappone, quindi essendo molto europeo anche come stile probabilmente lo apprezzavo, ma non come tanti altri. A me piacciono molto di Taniguchi alcune cose più sconosciute, secondo me. Vai, tipo uno zoo d'inverno. L'inverno è una lezione, è uno zoo d'inverno. Sì, però non è tra quelli che senti citati. La montagna spesso. Magica l'hai letto. Ganzo, anche, io anche lì sono stato, tra l'altro, sulla montagna magica. Il Taniguchi è anche un pochino più giallo, più mister. Ah, bello. Quando il periodo hardboiled, il periodo noir di Taniguchi che non conosce nessuno. Però, ecco, uno zoo d'inverno non è un'opera che consiglierei a un novizio di Taniguchi, perché racconta la storia di Taniguchi stesso e soprattutto cita 7000 nomi e eventi legati alla storia del Gekiga. Quindi, se non sai cos'è il Gekiga, se non sai chi è Tatsumi, se non sai chi è Taniguchi stesso, cioè, diventa il video, un po' la storia del manga di Kiryu. Esatto. O se no la monografia che ho fatto su Taniguchi dove spiego tutto. Anche, ma un bel entry level potrebbe essere La vetta degli dèi in questo momento, che c'è anche già il film su Netflix. Però è uscito il film, sì, però secondo me non è un entry level per le tasche, perché no, sono volumi, 5 volumi enormi da 20 e rotti euro, mi pare, 18, 18 mi sembra, non è che proprio, cioè per farti tutta la collezione ti scappa il centello, quasi il centello. Vabbè, magari simile, di Natale, il centello ti scappa solo. Simile a quello potrebbe essere Blanca. Via uno solo, poi vediamo. Blanca potrebbe essere simile un pochino. Blanca. Ma io dico proprio quartieri lontani. Cioè, se volete il periodo ellenistico di Taniguchi, il periodo mistico, quello dove si sta. Sì, sì, dove. No. Mi piace come definizione. È calzante. E io vi dico che è quello poi che l'ha portato anche al successo europeo. Io vi consiglio Quartieri lontani, perché può essere anche un ottimo switch dal fumetto italiano, europeo in generale, a quello giapponese, perché è proprio un ponte interessante, come Bonjo Luca. Cosa ne pensate di Allevare un cane? Bellissimo. Se molto volete bello. Piangere. Adattissimo. Con i cani si piange sempre. Sempre. Di Allevare un cane mi piace che non ti forzi la lacrima. No, cioè, no. Non è come Ashiko, tipo, a me Ashiko sta sul cazzo per quello. Quelle di Dascali. Beh, un pianofortino, da Richard Gere, ma ti levi da coglioni, dai. Beh, ma è anche cinema, quindi c'è la musica, sì. C'è più... Sì. È molto più difficile, secondo me, emozionare con... Senza le parole, senza il sonoro, senza il colore, soprattutto l'animazione. Su tutti i generi, non solo emozionare a livello drammatico, anche l'horror. È chiaro che un film horror è molto più facile che ti faccia paura rispetto a un manga. Ecco, abbiamo parlato di Gekiga. Voi avete delle Gekiga di riferimento o degli autori di Gekiga di riferimento? Per me Neji Shiki come volume è il migliore in assoluto. Mm-hmm. E anche come autore Yoshiharu Tsuji, secondo me, è il numero uno. Perché sì, ha fatto tanto Gekiga puro, quindi manga drammatico che parlava del Giappone, dei sobborghi, delle prostitute, del lavoro pesante e miserabile. Ma ha fatto anche tanta roba alternativa, tanta roba astratta, tanta roba metafisica, come in Neji Shiki, perché la storia che dà il titolo alla raccolta è un trip allucinante, che però ha un senso se poi viene comunque anche studiato e capito alla fine. Quindi io direi come principale autore Yoshiharu Tsuga per me. Sì, a me piacciono tutti e due. Tadao, sì. Sì, anche Tadao, perché ha fatto della roba veramente impressionante. Poi il solito Tatsumi, perché comunque è stato un maestro e aveva capito, aveva capito tutto, secondo me. Ma già ai tempi, cioè Crocevia lo leggi adesso, è attualissimo. Cioè, è impressionante, no? Ma anche lo stesso Tormenta Nera, che mamma mia. È del 58, mi sembra. Sì, quello è vecchissimo, tra l'altro. Bello, quello bellissimo. Proprio bello, bello. È un noir, anche quello, interessante. Nella neve, fra l'altro. C'ha le sue ingenuità nel disegno, chiaramente. Sì, vabbè. Ma però, sì, però te le accolli, perché la storia è veramente ma anche perché accattivante. Gli stili non erano... Cioè, non è che esplodevano di guizzi, cioè, la sperimentazione vera è iniziata, secondo me... Già più, cioè già gli anni 80 secondo me sono stati un'incubatrice di stili folli, cioè, lì si sono diversificati tanto. Prima erano tutti Tezuka o cloni di Tezuka, sì. Ishinomori, Tezuka,
Ma anche perché doveva faticare come dei muli, poi lo stesso Tatsu mi faceva i suoi fumetti e le copertine per tutte le riviste che uscivano all'epoca, quindi Penso che quanti fumetti Kage, faceva quella lui? roba. 15, Esatto. 20, quanti ne faceva? Mamma Ma mia. lo stesso Poi. Nagai, come si legge in Gekiman, Sì. c'aveva sei serie contemporaneamente quando ha iniziato Devilman. Tremendo. E come cazzo fai? Anche con Nagai stesso era molto semplice nello stile, no? Sì, sì, Poi sì. piano piano, forse Matsumoto era quello un po' più. Un po', cioè, di quelli importanti, che Sì, poi sì. nell'underground c'era tante cose negli anni 70, poi iniziavano anche degli altri fenomeni, insomma, comunque sperimentazione c'era, Matsumoto però però c'aveva quella vena un po' più femminile, sì, perché i sì, suoi sì, personaggi hanno proprio quelle caratteristiche un po' tipiche degli shoujo: le mani grandi, i sì. piedi grandi, sono I alti, riccioloni. gli occhi sempre allungati con un sacco di ciglia. Quelli sono gli strascichi di quando lavorava negli shoujo, palesemente, perché tutti lo facevano, pure Kazuo Sì, Mezu, sì, sì, sì. Mamma Mia, famosissimo del mamma. Gekiga e dell'horror, però L'uomo più faceva gli forte. shoujo all'inizio. Matsumoto veniva anche aiutato spesso come assistente dalla moglie, che era un'autrice che faceva shoujo, quindi c'aveva anche quell'impronta lì. E tanti autori avevano difficoltà a disegnare le donne. Questo si legge in Losers, che è un po' la biografia di Monkey Punch, che è dovuto andare a fare un corso di disegno dal vivo perché non riusciva in nessun modo a disegnare le donne. Quindi ecco, forse Matsumoto era avvantaggiato. Bisognava Paradossale che ha vederle. disegnato una delle donne che poi è stata più La desiderata, più iconica. iconica delle donne giapponesi. Esatto. Comunque del Gekiga, secondo me, gli Tsuge veramente hanno cambiato tutto. Poi il fumetto di Tadao Tsuge è veramente incredibile. La mia vita in barca. Quello Sì. secondo me è veramente bello. Non so se ci hanno mai fatto un film, sono super ignorante su questo. Non lo Però so. ci sono delle scene che sono da Fellini. Ma Sì, lui che sì, si sì, 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 mette sì. in barca e trova un tizio che si sta lasciando morire in acqua. Così, che galleggia. Che stai facendo? Sto morendo, lasciami stare. Ma una cosa veramente incredibile, assurda. Quella roba a me mi ha colpito tantissimo, anche l'uomo senza talento. L'uomo Mamma mia, senza che vende talento. Quando sassi. comincia a vendere i Mamma mia, sassi. quella roba lì Cioè, non. proprio otaku vero. Sì, Otaku sì, sì. vero, cioè, mi appassiono per una cosa completamente inutile. I sassi, collezionare i sassi e vedere È quali sono i più l'inerzia belli proprio di da vendere. Cioè, quell'uomo. proprio follia totale. Prima c'aveva le macchine fotografiche, poi non riusciva più a disegnare. Poi questa storia dei sassi, poi si crea la casetta giù alla riva del fiume, Vabbè, un po' la completamente sua folle. storia anche secondo Sì, è me. la sua vita, quello secondo Ma me anche la mi mia vita in interessa per barca è bello questo. che si hai visto che si interrompa, anche quella è un po' è monca, no? Però mi piace perché secondo me con la fine monca è perfetta. C'è la mia vita in Sì, barca, sì, cioè, sì, vediamo uno sì, sì, sì. straccio di lui che c'ha la vita in Esatto. barca e poi basta, fine, andiamo, passiamo Sì, oltre. sì, Quella sì. cosa È un po' bellissima. anche il simbolo di una cosa che io dico spesso, che ragazzi, che molti si fossilizzano sui finali, su queste cose No, 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 così. no, allora col Gekiga Cioè, dovete zero, dimenticare questa. zero. Se Non allora, se voi prendete Crocevia, sono storie di boh, Sì, 10, 12 pagine, ed è antologia. successo questo. Fotografie, Andiamo avanti. fotografie. A me garbava quella roba lì, cioè, è l'occhio di un lettore che a un certo punto si affaccia nelle case di giapponesi, ovviamente. Perdenti, Derelitti reietti, proprio. operai, cioè proprio la fascia più bassa del popolo giapponese, e il lettore spia uno stralcio piccolissimo delle loro vite, che però può essere una risoluzione come una morte per quel personaggio che vanno a spiare. Quindi abbiamo persone che hanno delle perversioni assurde, cioè, per esempio c'è una storia dove ci sono quegli spazzini che vanno a raccattare i cadaveri dei neonati nelle fogne. Quella è Pazzesco, inquietante, perché i giapponesi non potevano pazzesco, permettersi figli, li pazzesco. Li gettavano gettavano, nelle li gettavano. fogne e loro levavano i Veramente. neonati da. Cioè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Ah, ma io devo citare anche Shinji Nagashima, che purtroppo però non è mai stato pubblicato in Italia, Zero, zero. quindi mai, nessuna opera, che è considerato il padre del Seinen. Si trovano solamente robe in scan in inglese, in italiano credo non aver trovato No, niente. non esiste nulla in italiano di Nagashima. Poi roba invece un po' più popolare, che comunque fa parte del target per adulti. Akira. Akira per me è la prima posizione della mia top seinen, assolutamente. Addirittura? Sì, 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 sì. Ci sta però. Davvero? Vabbè, in realtà se ci Dai. pensi, Cavè, cioè, ha fondato un Eh immaginario. sì. Sono d'accordo, Cioè, sì. ti rendi conto, lui ha Allora, creato quell'immaginario. non Ma anche volendo esiste togliere tutto manga il resto. catastrofico senza Akira. Sì, ma anche Quello, volendo togliere ma anche tutto il quello che ha cyberpunk, insidiato, tutto quello il che ha fatto, è cyberpunk, bellissimo. soprattutto anche il modo di usare lo spazio, di inquadrare gli edifici, il modo in cui lui giocava con i personaggi giustapposti all'interno dello spazio, è una cosa che faceva solo lui. Il manga, diciamo che ha abbracciato molto di più il cyberpunk, ha iniziato
abituato a lavorare su un'estetica anche anime. Poi ovviamente soprattutto anime, anche perché sì. Cioè, secondo me non li possiamo slegare. Quando no. parli di Akira stiamo parlando di una grande operazione commerciale che aveva al centro l'idea di sfondare in Occidente. Quello era l'obiettivo, con una testa d'ariete che era Akira, con un sacco di committenti, un sacco di sponsor che insieme hanno dato vita al film animato giapponese più bello di sempre, probabilmente. Cioè, non c'è una scena dove non accade qualcosa sullo schermo. Ma è stato fatto un buon lavoro anche nel manga, eh? Cioè il manga con quel formato, quel linguaggio, quei tempi. Sì, sì. Poi ragazzi, cioè... cosmopolita già nella forma, totale. Poi è coraggiosissimo, droga, sì, c'era tutto. L'esplosione ancora, cioè l'esplosione che ridistrugge un'altra volta il Giappone. Se non sbaglio era Akira che aveva fatto incazzare i librai giapponesi, sì, per il formato, sì, gli scaffali. Perché non aveva gli scaffali adatti. Sì, ma quella è una cosa fondamentale, perché altrimenti non puoi vendere. Se sono troppo grossi non ci entrano, è un problema ancora oggi quella cosa. Akira è stata proprio il manga che abbraccia il cyberpunk definitivamente. C'era già un po' le avvisaglie, però diciamo che grazie a Otomo siamo andati verso quella direzione, anche le altre opere di Otomo, e poi grazie alle animazioni e la gente che ha stimolato Otomo, che ha fatto lavorare Otomo, che ha lavorato insieme a Otomo, penso per esempio Satoshi a Kawajiri, Satoshi Kon, cioè tutta gente che a un certo punto ha deciso di abbracciare quell'estetica e siamo arrivati a quel tripudio che poi ora rivive in noi con la Future Funk, quell'immaginario lì, quelle sonorità lì, quell'immaginario, cioè quei riflessi, mondo, il neon, ti ricordi, no? Mamma mia, quei lampioni, quella Tokyo completamente illuminata dalle lucine di notte, di ogni finestra. Sempre così. Mamma mia. Cioè Tokyo dopo è stata sempre solo così. Cavi, schede madri, computer, quello anche grazie. Cavi a vista naturalmente, sempre. Certo. Fondamentale. Mamma mia, circuiti LED. Ed era anche un immaginario venuto fuori, e questa cosa mi ha sempre affascinato, perché nella realtà il governo giapponese decise di investire un boato di soldi nella microtecnologia, no? A livello chiaramente di elettrodomestici, sì, quindi sì, c'era tanto, per esempio la VHS, videoregistratori, se in America era un lusso, in Giappone era un lusso un pochino più comune. E quindi questi elementi circuiti LED si ritrovavano anche nell'animazione. Questa roba mi ha fatto sempre tiltare. Cioè, bellissimo. No, anche perché diventano protagonisti in Akira, praticamente. Sì, 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 sì. Sì, perché poi diventa anche un body horror, tutto tecno organico. Bellissimo. Veramente, alla biopan. Sì, sì, Shinya Tsukamoto totale, Tetsuo di Iron Man, la voglia che ha preso quella roba. Sì, sì, cioè era proprio una fusione. A un certo punto il cyberpunk era diventato talmente forte che bisognava fonderlo in tutto e per tutto alla carne. E infatti in Akira c'è questa fusione tra uomo e macchina che dà potenza, potere, però ti uccide anche, ti leva l'energia. Fantastico. Veramente bisogna ringraziare Otomo ancora oggi. Perché a me di Otomo piace pure Domu, Sogni di Bambini. Ah, beh, è un precursore di Akira. Quello bellissimo. Veramente fantastico. Il primo passo in quel era più fantasy. E da Akira cosa possiamo passare? Se vogliamo restare sempre nel cyberpunk, ci sono Alita, ci sono Ghost in the Shell, Masamune Shirow con... un sacco di fusioni anche lì, Alita organiche, bellissimo. Però sessuali principalmente. Top. Alita, sì, sì. Parliamo di questo allora. Parliamo di questo. Sì, Ghost in the Shell manga, ragazzi, perché manga. Tutto quello che prende Osh in mano lo trasforma, comprese le sue stesse creazioni, vedi Pat Labor. Cioè Pat Labor 2 non è un film sui Pat Labor, è un film sulla guerra, sulla guerra, terrore per la guerra, cioè, sì. Lo amo Osh, ne frega un cazzo. Io mi ricordo che comprai uno dei primi numeri di K Magazine dove c'era Ghost in the Shell e ebbi la malaugurata idea di aprirlo davanti ai miei. Gravissimo. E c'era questa scena lesbo incredibile. No, perché è interessante, perché secondo Masamune Shirow la connessione neurale avviene attraverso il sesso. Grazie, con degli avatar che sono delle ragazze. Come dargli torto? Allora, sicuramente la versione di Oshi è più generale, dai. Super generale. Dai. Parla del sistema tutto. Vorrei usare anche il termine nei confronti del manga originale, anche più povero, nel senso sintesi, che il manga originale racconta tanto, no, ma poi basta vedere cose. La mole di annotazioni che ha Ghost in the Shell, quello è il cyberpunk, cioè Shirou ti vuol dire te devi capire questo mondo e te lo devi capire, c'è una regola per tutto in questo mondo, io te la devo descrivere perché lo devi capire come te la sto immaginando. C'è un world building precisissimo in Ghost in the Shell, forse troppo.
Sì, è pesante Ghost in the Shell, non è veramente per tutti, però sono delle note a margine per farti capire meglio il mondo in cui si sviluppano queste storie poliziesche, sostanzialmente. Sì, sì, sì. Perché è un poliziesco a tratti quasi anche comico, si potrebbe definire Ghost in the Shell, se non fosse che poi parla di violenza, identità di genere pure naturalmente, boia, e trasformazioni fisiche, mentali, e sesso, come diceva prima anche Maurizio, più fantapolitica, anche lì guerra, paura della guerra futura. La sezione 9 serve a questo sostanzialmente, a bloccare quello che un giorno potrebbe scoppiare in Giappone, e lo fanno perché sono dei cyborg e quindi possono farlo meglio degli altri. Poi è bello vedere, secondo me, anche la mistura e il livello di essere cyborg all'interno del manga. Non tutti sono parificati, c'è qualcuno che ha soltanto delle parti per essere più umano, qualcuno è completamente robotico però gli è rimasto il cervello, sai, tutte queste cose... di nuovo che parlano di identità, sono belle. Ma secondo me Oshii si è affezionato a due o tre tematiche che si trovano dentro al manga, le ha prese, le ha amplificate a 2000, mm-hmm, e poi ci ha buttato dentro chiaramente la sua visione del mondo, della vita, della persona, di quello che sarebbe poi stato effettivamente il futuro tecnologico di noi tutti. Mm-hmm. Ci ha preso, sì, ci ha preso tantissimo, perché ora noi chiaramente non è che abbiamo il Ghost e non è che possiamo modificare il Ghost per ora, però il concetto di Avatar, il fatto che siamo fusi totalmente alle macchine e che questa influenza la nostra vita, non ti dico che ci siamo, però potrebbe essere anche semplicemente quello che viviamo con i cellulari, che ce l'abbiamo sempre in mano, quella cosa lì, non è che dobbiamo fonderci fisicamente per arrivare al messaggio che non vuoi diventare cronenbergiano. Alita quanto è buona? Alita è molto bello, è molto bello perché, a differenza di Akira, che comunque rimane nettamente migliore, è molto ludico. Vero. C'è più perché gioco. Succedono un sacco di cose molto divertenti, pure, o meglio, affascinanti. Nel senso che se vivessi in quel mondo, sì, sì, pure se è distante ed è distopico, dici ma quasi quasi una partita al Motorball. Esatto. Farei, cioè. Perché Akira racconta un futuro distopico, ma c'è di mezzo appunto questi ragazzini che sono dei Bosuzoku futuristici, quindi teppismo, politica militare, però c'è poco spazio per il divertimento, cioè te ti diverti però con il mistero, il fascino per questi superpoteri, vabbè, questi poteri Esper, quello che affascina. Ma in Alita c'è più spazio per le regole del mondo di Alita, che sono anche divertenti, un po' Star Warsiane, anche se rubata proprio l'ambientazione nel deserto, Tatooine tranquillamente. Blame, però Blame è tutta un'altra cosa ancora. Però è eccezionale. È bello, sì, sì. Io non sono un grandissimo fan di Niei in generale come autore, perché le altre opere... È gravissimo. Sono delle opere successive. Che ha fatto un Topolino, ha disegnato un Mickey Mouse. Non clamoroso. Credo, non credo. Ma sì, come fa, è verissimo. Serio? Per i 90 anni di Topolino hanno fatto un artbook dove vari autori giapponesi disegnano Topolino. E c'è anche Niei. Le altre opere, sì, secondo me, si perdono veramente un po' troppo nel nulla, tipo Abara, fai veramente fatica a capire cosa... Dai, ora dopo ci spiegherai Abara, allora. Ma scusa, hai detto prima, io mi piace il manga perché lascia le cose sospese, mo vuoi la risposta, no, io non capisco, no. Cioè, no, però è come lo devi fare esaltare? No, dicendo Blame, perché devi farmi esaltare e disondare quello che è il punto della, dove vuole arrivare, cioè lui sta cercando il gene per il terminale di rete, però stop, non è che poi capisci tantissimo. Ma infatti Blame è bello per tutti gli altri motivi. Esatto, è l'atmosfera, è il mistero, dai, il non spiegato, l'esplorazione, questo mondo sembra Moebius. Ma solo l'architettura che c'è. Boia, Domnier era un architetto. Esatto. Era un architetto che poi ha trasformato tutte quelle sue conoscenze. Si vede poi. Sì, perché in un dungeon al contrario, stranissimo. Stasera Maion. Ecco, una cosa che a me fa sempre tanto impressione quando leggo Blame, quando lo rileggo, non sono i mostri ghigheriani, non è Kibi che sta lì con la pistolona e deve risolvere i problemi, è le ambientazioni, i posti che sono bianchi ampissimi ma anche claustrofobici, cioè è una cosa stranissima.
Perché sono larghi, ma te fanno paura. No, perché più che altro c'è un'inquietudine enorme. La paura di cadere nel La paura nel è vuoto. Proprio la paura del vuoto, sì, esatto, sì, la paura sì. del vuoto, la paura di questi strapiombi immensi. Più che altro è incredibile. Non hai idea di cosa ci sia, per quanto possa sprofondare. Quanto è grande questa ambientazione, dove si trova. Ma la cosa che mi ha fatto impressione è lo switch tra l'immenso e il claustrofobico da vignetta a vignetta. Sì, da un attimo e il problema è che è sempre lo stesso ambiente e capisci che è coerente con se stesso Blame, capito? Adesso ha cambiato molto il suo stile. Troppo è, super, è super chiaro perché praticamente la famiglia un po' meno sporco La famiglia gliel'ha chiesto perché diceva di rivolgersi ai cugini agli zii eccetera, e loro dicevano non capisco che cosa disegni. Secondo me è stato un errore e lui diciamo per accontentare la famiglia ha disegnato delle cose sempre più chiare, è sempre stato più un errore pulite. Perché era riconoscibile, cioè era proprio il suo. No, ma poi posso dire una roba riguardo proprio Blame e il fatto di essere sporco. Cioè lui quando disegnava anche tutte le parti meccaniche, quegli orrori meccanici, lo distinguevi da un Otomo, perché Otomo quando disegnava degli orrori meccanici era precisissimo, linea chiara pura, capivi benissimo, era tutto comprensibile, era tutto perfetto, pulito, perfetto. Poteva essere pubblicato su Eternauta tranquillamente. Bravissimo. Niei invece era tutto un casino, sporco, intrecciato, tratteggiato, buttato, bello, cazzo, di violenza proprio, bello. Consigliate l'immortale. L'immortale è tra i miei segni preferiti. Vabbè, vorrei anche vedere l'immortale. Attenzione. Che questa attenzione. No, per me è il miglior manga Swiss Award, cioè io lo preferisco anche alla Wolf Cub, per esempio. No, questo no, questo, no, allora, questo però. Allora, io faccio un discorso che se capiamo nella mia discorso. Top ci metto un personale. Manga personale, anche a me piace. Ci metto un manga sui caffè, samurai e non ci metto 3-4 manga sullo stesso argomento, quindi ci metto l'immortale, anche perché preferisco un fumetto che abbia anche un po' quell'elemento più fantastico. Ma sai che io di Samura a me piace tutto tranne l'immortale. Ma è l'unica cosa bella che ma ha pensa, fatto. No, ma senti, pensa che io li ho comprati anche da lui, perché lui fesso si vende le cose belle che fa Samura. Ma non ci si capisce un Gardener è bellissimo, la strega, ma poi Born to be on Air non ti piace? Sì, è bellino, ma cioè, la carrozza di cosa... Bodarli, fra. La carrozza di Bodarli l'ho tenuta. È male. La ragazza Ananas. Bellissima. No, ma c'è stata quella scena di quello che entra nella stanza e lei che si fa la ragazza Ananas. Non c'è bisogno di spiegare. Oggi vuole le risposte. È venuto qua in cerca di risposte. Io non lo so. Alcyon Lunch. C'ho pure quello. C'ho delle cose introvabili. Ma l'immortale non mi piace. Non ti piace? Non mi piace proprio. Cioè non mi piace leggere l'immortale. Cioè riconosco che sia costruito bene, che sia una bella storia, però mettermi così a sfogliare niente, non mi piace, non ce la faccio. Io ricordo che mi sento molto male piccolo e già rimasi stregato da quei disegni, che mamma mia, disegni di Samura nell'immortale, poi quando fanno le mosse che ci sono quei disegni ben dettagliati, è una cosa incredibile. Poi anche la storia è bella, dai. Ma sono d'accordo, cioè io riconosco che sia. A me piace, io sono più della scuola di Caverna. Lone Wolf and Cab è più sudice, è più originale l'idea, è proprio più bello. Episodico. Mi piace. Ma quello è proprio funziona. La sua forza, esatto, è la sua forza, perché affrontano 100 situazioni tutte diverse e 100 situazioni che ti fanno capire 100 cose diverse. Ma quella storia dove il figlio di Okamoto si ritrova da solo e tipo deve combattere contro i samurai. Ma da solo bellissimo, così. Bellissimo, quella roba lì è come è possibile? Potentissimo. Ma poi è assurdo che dentro quella carrozzina, praticamente Batman Okamoto, tira fuori le armi da dentro, una carrozzina con dentro il kunai. L'unica inculata di sfogliare Lone Wolf and Cub è l'edizione che era croccante. Era adesso l'hanno fatta bella morbidina. L'immortale, secondo me, c'ha uno dei nemici migliori di sempre. Io sono d'accordo. Kageisa Anotsu è un nemico incredibile. Ma il mefumato, ma camminare tra una tempesta da un lato e l'uragano del mare dall'altro, su questa striscia bianca, Ogami Itto, che ma se cade da un altro all'altro è finita, è morto, lui deve continuare a proseguire. Però ma se non ho detto dire... che non mi piace la Wolf Cub, non vorrei no, che ma... fosse capito male. Piace pure a me, naturalmente, l'immortale, però secondo me il manga di samurai migliore in assoluto, Seinen, Shigurui. Ci sta. Shigurui. È il mio preferito in assoluto. Qui sono veramente di parte perché c'è il grottesco. È bello, c'è fuori, la violenza è bello fuori di forte. Testa. Ishidekiller è top. Bellissimo. Ecco, Yamamoto è uno dei miei autori preferiti di sempre. Io preferisco Homunculus. Adoro. No, ma io proprio. Yamamoto come autore. Sì, è proprio una roba. L'ho riletto tutto adesso. Cosa?
Ichiro Killer, Homunculus e Icariman. E ho notato questa cosa un po' nella poetica narrativa di Hideo Yamamoto, cioè il fatto di raccontare sempre persone che hanno difficoltà ad accettare se stesse. Parlano sempre dell'accettazione, sui manga. Persone completamente andate, peraltro. Fuori di testa, ovviamente. Prende gli estremi della civiltà giapponese, secondo me. Sì, e vuole descriverlo attraverso dei personaggi che chiaramente compiono quelle azioni per noi inconcepibili, ma che fanno fare una bella doccia fredda ai giapponesi. È vero, è magari vero. Non vende come chiaramente Demon Slayer, no, ma il principio, cioè la missione di Yamamoto è apprezzabile. Cioè uno che si studia veramente i pazzi, va a studiare i pazzi completi per cercare di far capire ai giapponesi, guardate che questo siete voi, ragazzacci, voi mentre lavorate nell'azienda in cima al palazzo, c'avete in fondo, in basso, il parchetto pieno di barboni che ma magari è gente davanti agli occhi, certo. E l'ignorate, questo è il problema. È gente lui arriva che... sempre a una esagerazione, però parte sempre da una cosa realistica, cioè Homunculus c'è il barbone, la città, i fighetti che vanno lì a picchiarli, Ichi the Killer c'è lui che ha assistito a una violenza quando era a scuola, Icariman c'è lui che è un è stato bullizzato continuamente dalle ragazze, bullizzato da tutti, quindi parte sempre da quel presupposto e lì mi ha fatto impressione che lui va nell'etere per entrare nel computer delle ragazze e fa quello che potrebbero fare tutti, cioè molto tecnologico anche assurdo, uno Shinya Tsukamoto in una maniera diversa. Secondo me è anche lì si è un po' più imborghesito rispetto ai Ichiro Killer Homunculus. Ci sono delle prospettive un po' strane, troppo ricalcato. È digitale. Digitale troppo. Quando cominci a fare il digitale, non lo sai usare bene, succede quello. Però è quel sistema nervoso a vista così che ricorda un po' il dottor Manhattan. Mamma mia, è Gans, E ricorda pure Tezuka, se vogliamo, Alabaster. Sì, Alabaster c'aveva questa cosa. Qualcosina c'era. Poi è vero, Alabaster. Asano fa solo capolavori? No, per me. L'unico capolavoro vero di Asano è ancora oggi per me è Pum Pum. Anche per me. Pum Pum è una bellissima storia. Secondo me comunque il campo dell'arcobaleno universale. Sì, il bordello, il campo dell'arcobaleno, è un cazzo di bordello, non si capisce niente. Però adesso lo sto apprezzando tantissimo, sai perché? Perché lui sta facendo una cosa come Shigeru Mizuki con The Demon Destruction. Io quello lo sto scoppiando, è veramente assurdo quello, c'ha degli sfondi che sono super realistici come faceva Shigeru Mizuki con la fauna, la flora e poi i personaggi super comici buffi all'interno, già un po' Kitaro dei cimiteri, sì anche con Pum Pum ha fatto questa cosa qua, però lì l'ha portato proprio all'estremo e fatto meglio secondo me. Ecco, a proposito di alieni, perché di quello si sta parlando con The Demon is Destruction, quello che cazzo è ovviamente Tokyo Alien Bros, ma è garbato tantissimo. Kego Shinzo secondo me è quello, randagio bellissimo, secondo me va tenuto d'occhio, lo seguo su Instagram, per fortuna è scampato al cancro anche lui perché stava per salutarci, giovanissimo, però ecco lui veramente è uno dei futuri plausibili del seinen sicuramente, perché è bravo, c'ha questo tratto pulito però carino da vedere, molto caratteristico e racconta storie molto vicine al popolo, quindi mi piace molto. Vogliamo parlare di Berserk? Ce lo chiedono, toccherà. Berserk, Miura Kentaro, sicuramente il mio manga seinen preferito, infatti l'ho già detto, ho già spoilerato, se mai farò la top 10 seinen sarà una top 9. Okay. Perché fai uno... come Farenz quando uscì Breath of the Wild, top 10 più Breath of the Wild. Oltre, okay. Prima di passare alla parentesi Berserk, manga preferito Berserk, il tuo manga preferito in assoluto seinen, scusa, il tuo manga preferito seinen è Akira. Okay. Ah sì, ci sta. E il tuo? È il 20th Century Boys, chiaramente. Vabbè, è per forza, è nella mia top 3, nonostante l'imperfezione, perché comunque anche Berserk è imperfetto e non è concluso, e poi ci ha avuto anche degli alti e bassi strani, soprattutto nelle ultime fasi, anche perché a questo punto credo che Miura stesse male o ci fosse qualcosa insomma nella sua vita che non andasse, perché questa cadenza a quanto pare, per come è finita, ti fa capire che probabilmente la sua condizione di salute non era 100%. Precaria, è iniziata prima della morte. Vabbè, però senza abbatterci troppo, perché Berserk ha dato pure delle cose molto belle, tipo eccezionali. Assolutamente, tipo Farnese nuda, tipo Shilke nuda, tipo Casca nuda. No, però non penso fosse quello il punto. L'eclissi. Ci ha dato l'eclisse. Ok, l'eclisse. Nagai, ha dato Nagai. Fra l'altro ho sottolineato più volte, a più riprese, questa cosa,
che Kentaro Miura è un Nagayano proprio della prima ora e che ha recuperato sono d'accordo tutto. Ha recuperato non solo Devilman ma anche Susano. Secondo me ha recuperato lo shock dell'ultimo volume di Devilman e l'ha proiettato su tutti i volumi di Berserk. Sì, è costante quella roba là. Cioè, beh, il dolore tra Griffiths e Gatsu. Gatsu. Boh, è Devilman, sì, è sono letteralmente Ryo e Akira, sono loro due, cioè è una storia d'amore la loro. Io ricordo Miura disse in un'intervista: volevo fare qualcosa che somigliasse a Kenny Guerriero, ma anche a Lady Oscar. E quindi ci ha inserito dentro tutte queste cose, più tutto quello che aveva imparato anche sotto la direzione di Buronson, perché aveva fatto tre fumetti con Buronson, aveva fatto Japan, il Re Lupo, la leggenda del Re Lupo, aveva ereditato moltissimo da lui. Vabbè, ma quello leggeva che nel Guerriero se lo scoppiava tutti i giorni. È una cosa che ha fatto sempre impressione di Berserk, che è stata una delle mie prime letture mature, è che le figure positive praticamente non esistono, e l'unica figura semi positiva è proprio Gatsu, che comunque faceva parte di un esercito di mercenari sanguinari. E ti dirò una cosa in più, che forse è azzardato, però potresti apprezzarlo: la banda dei falchi sono dei Bosozog. Antelitteram sono dei Bosozog, perché loro non stanno né con i mercenari veri, okay, né al soldo di un grande impero. Sì, sono il cazzo, cazzo che voglio. Loro sono in mezzo, sono oltre il sistema. E infatti cominciano a rovinarsi quando entrano nel sistema. Chiaro. Poi mi piaceva molto quanto la figura religiosa fosse una merda. La merda. Sempre, cioè sempre. Il culto è proprio una presa per il culo nei confronti di tutti. Adesso non succederà mai, chiaramente, perché è finito. Ma se avesse sconfitto Griffiths, ucciso il Falco Bianco, che è il non plus ultra, no? Il Papa sceso in terra, tutti quanti lo avrebbero odiato senza sapere che lui in realtà lo stava facendo per la sua vendetta, ma anche per il bene dell'umanità. Poi alla fine sarebbe stato costantemente odiato. Cioè, questa figura dell'eroe sempre vessato dal mondo, c'ha Miura, c'ha questa idea qua. Kirio ha già parlato di Akira, toccherebbe a me per 20th Century Boys. Necessario. Per me 20th Century Boys si parlava di loser, di outsider, di persone comunque ai margini della società, poco considerati, pedini all'interno del sistema giapponese, che inevitabilmente è anche... in maniera ovviamente incosciente, creano un piano per la distruzione e la conquista del mondo. Questa roba qua mi faceva impazzire, perché cercando sempre dei personaggi con cui empatizzare, sempre alla ricerca di miti, di idoli da seguire, perché ne avevo pochi nella realtà, ho trovato questi boys, questi ragazzetti, che improvvisamente, per gioco, come facevo io da ragazzino, nascondendosi in una sorta di capanna fatta di tronchi, di robe, in un parco, giocano con innocenza, con amicizia, quel gioco e quell'innocenza che puoi avere solo a quell'età, leggendo qualche manga, andando a sgraffignare di Shonen Jump da leggere insieme in quel parco dove l'ombra esiste solo sotto l'ora capannuccia, e poi c'è quel sole giapponese estivo fortissimo, esatto, giallo, arancione, afoso, potente. E loro si rifugiano lì dentro in questo cono d'ombra appunto più fresco per guardare le prime donne nude nei poster dei Pink Eiga, cioè dei film erotici giapponesi. Bello. Portare i giocattoli che trovano in giro e poi chiaramente prendere un foglio, prendere un diario e scrivere un possibile piano della distruzione del mondo, perché sappiamo che in Giappone negli anni 70 la fantascienza, o comunque il fascino per lo spazio, per i cosmonauti, per le stelle, per l'ignoto, era molto forte. Quindi chiaramente facciamo qualcosa legato alla fantascienza, facciamo un robottone. Negli anni 70 i robottoni erano potentissimi, tributo a Nagai, tributo ai robot, e questo piano che poi diventa reale nella nostra contemporaneità è incredibilmente realistico, perché il robottone te non lo puoi creare, devi metterci dei carri armati che gli fanno da piedi, e comunque vomiterai all'interno della cabina di pilotaggio, perché non si può creare un robot nella realtà. È un'idea geniale, ed è un'idea che porta questi personaggi poveri, questi personaggi che devono per forza lavorare al combini per poter mantenere il figlio della sorella lasciato completamente a caso, non si sa per quale motivazione, e sono costretti a spazzare impiegati. Cioè, persone veramente margine della società, o persone che addirittura si sono autoesiliate perché si sono sentite in colpa di aver trascurato la propria famiglia per il troppo lavoro, diventano degli eroi, diventano le figure positive. Quelle figure considerate nulli dalla società giapponese, proprio invisibili, diventano
gli eroi diventano quelli che rovesceranno il sistema nefasto dell'amico e porteranno la pace nel Giappone. Ma lo sai che come lo racconta lui mi fa venire voglia di leggerlo? Ah, un capolavoro, è meraviglioso, sì. E poi la cosa che mi ha fatto veramente impressione è che Urasawa, concetto che poi esploderà in Billybat, prende il fumetto Madonna mia, quella cosa è e incredibile. la musica Incredibile. come un'arma fortissima. Poi il manga, i mangaka che chiaramente poi non è la stessa cosa di Billy Bat, perché Billy Bat è solo basato su quello, però ci sono i mangaka che devono raccontare le gesta dei boys per dare una speranza al popolo. Però secondo me la cosa bella di 20th Century Boys è che nonostante abbia un finale tutto sommato positivo, secondo me il Giappone non ha capito niente della lezione. Non ha capito nulla perché sì, i boys sono gli eroi, però allo stesso tempo secondo me siamo pronti a ricominciare, perché appena arriverà un altro santone, Potrebbe succedere di nuovo, chiaramente. un altro tizio che instilla il fanatismo religioso, il culto della personalità, caput, emblematica la scena del papa che benedisce l'amico e succede quello che succede e Occhio dice: beh, abbiamo perso perché è diventato immortale. Grazie alla fusione del culto della personalità alla religione, l'uomo muore. Sì. Poi ci metti anche cellulari regalati al popolo giapponese per fargli, insomma, leggere il culto dell'amico anche attraverso il cellulare. Lì Urasawa aveva capito benissimo, già a metà degli Sì, anni lo 2000, perché aveva capito sapeva. che dove saremmo andati a parare. Possiamo schiavizzarti la mente e manovrarti un po' come vogliamo noi. Un estremismo chiaramente anche un po' retorico, che però funziona in quella No, storia. sicuramente valido. Ecco, gli unici difetti, 20th Century Boys, che però, come nelle donne più belle, come diceva Frusciante, lo rendono ancora più affascinante, è proprio certe risoluzioni un po' troppo forzate, certe storyline che si perdono nel nulla, come il figlio di, che boh, non si Questo si sa, incarta un po', eh. Ma questo lo fa pure con Monster, per esempio. È Cioè, butto vero. dentro un sacco di personaggi che non servono a niente. Però Vabbè, lo Monster stesso riesce a tirare fino a meglio. In 20th Century Boys no, e poi c'è il problema che io devo andare su internet a cercare i nomi che fai. Per la risoluzione forse più importante del manga, anche se lui non la considera la risoluzione più importante. Se io devo andare a cercare un nome su internet perché mi fai il bastardo inserendolo solamente qua e là 2 o 3 volte, io mi incazzo. Però va bene, glielo perdono. Urasawa. Che Ma Shinichi Sakamoto, per esempio, io ho uno dei miei seinen preferiti. Non so se vai. l'avete detto anche voi, Ah! ma The Climber per me è Bello! uno dei Secondo più belli. me è un filino troppo lungo, però per il resto Sì. è bello, bello, bello. The Climber parte, secondo Racconti un me, po', racconta un quasi po'. come uno shonen, se si vuol parlare di shonen. Allenamento, lui che è un po' Ma poi il reietto. lui, sai, il Vabbè, terzo no, personaggio, son figa, son bello, vabbè. Sai son che si arrampica come sui lampioni della della scuola? scuola, sì. Cazzo, Si ma sallea, sallea, si sallea. allena così. Una Grazie storia di all'inizio. crescita personale incredibile, perché appunto dal figo della situazione taciturno, rimane taciturno ovviamente, però lo fa, diciamo, evolvere a modo suo, perché trova il modo di esprimersi stando zitto, andando a fare le scalate, e lui diventa un tutt'uno con la montagna poi. Ma è bello anche, secondo me, di Sakamoto, che a un certo punto abbandona completamente le onomatopee in The Climber. Rimane solo il Non ci sono bianco. più. Comincia a dire nelle ultime corse, non c'è più niente. Tutti No, lo muti, sei sai così. già. Che Lui toglie completamente le guida. onomatopee Grazie, perché attraverso le montagne disegnate, lui Santa. non c'è Bello. bisogno di mettere suoni. È come se il pubblico, il lettore, dovesse immaginarselo, capito? Ma l'ha Bellissimo. fatto anche Innocent. Innocent. Innocent, Bello bello, pure quello, però. però The Climber, secondo me, rimane imbattibile. E Forse come invece. disegno, Innocent va ancora Boia, più sì, direi. Ma là assolutamente, si è inventato dei pennelli fatti apposta solo per i Ci capelli, per le mancherebbe, texture dei cioè. vestiti. Si Si trova trova ancora The ancora Climber, che Riccardo voleva sapere. The Climber, che Riccardo voleva sapere. Dovrebbero ristamparlo a Si deve breve. ristampare. Va quasi verso il Ah, fotorealismo. posso dire un'altra Pure cosa? troppo, A me piace un botto. Kotairano, ragazzi. Non l'ho Helsing. letto. Helsing, non l'hai letto? Ah, Helsing! Ah, Sì. sì, avevo capito un altro Ah, no, titolo no, 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 all'autore, l'autore stavi dicendo. Kotairan, Sì. mamma mia. Integra e Alucard Bellissimo. sono un amore. Cioè, io vorrei vivere il loro rapporto Non si d'amore. fanno più. No, Bisogna non fare i esistono boomer, quella più. roba lì non si fa più. Non si Erano fa più. tipicamente anni 90. Bello. È diverso, è un Proprio. modo Ma suo come proprio di Trigun fare anche. le vignette. Ma mamma Trigun, mia, porca Trigun. puttana. Cioè. Trigun chiaramente maximum la parte seinen, perché la prima è shonen, così da se no vengono rotte le Sì, carte in sì, chat, sì, sì, vabbè. sì, sì, Ci sono sì. due Sì, volumi shonen, vorrei dire, sì, sì. su 16. Affrontiamo però il cosiddetto, come al solito, elefante nella Elefante? stanza. One Punch Man. Ah, io lo adoro. Lo shonen che non è Lo shonen per shonen. grandi e piccini? Ah, io ti posso dire che non ha niente di shonen, non ha assolutamente nulla. Spiegami un Io po'. posso dire. No, aspetta, sai che ho fatto? Dico una cosa, io così mi levo dai coglioni. Per me è una noia incredibile.
È diventata o lo è? Una noia incredibile. È diventato, effettivamente, perché è la quinta. Non è uno shonen, ma è la quinta essenza degli shonen. Secondo me è quello il bello, eh. Personaggi definiti in tre vignette e poi dopo spariti Che ce ne sono tanti, perché il forse. disegnatore non sa che cazzo raccontare perché One non gliel'ha detto e butta dentro tutti quei. Ma quanti spadaccini ha tirato fuori? Negli ultimi capitoli ce n'erano 15 raccontati in 3 pagine e poi dopo spariti, non servono a niente. Ma che lo fai a fare? Ma che lo fai a fare? Allora, Per me è insopportabile. io lo seguo anche proprio a capitoli, lo leggo regolarmente ogni volta che esce. Posso essere d'accordo con te, soprattutto per quanto riguarda il torneo, cioè il torneo per me era totalmente skippabile, era una palla assurda dove si Senza presentavano niente, personaggi a diritto uno dopo l'altro che poi non rivedi più e non ti interessano più. no. Poi noi magari lo sappiamo che lui lo sta facendo per prendere tempo. Però anche senza Per l'arrivo di pensare che. Saita, Esatto, questo sta manco diventando per quello, però. insopportabile, secondo me. Il principale problema di One Punch Man è che io, leggendolo, mi affeziono ai personaggi secondari perché alcuni sono veramente Sì, iconici. alcuni sono super Ma divertenti. Ma la per ragazza con porco tutte le due, medaglie, per me. Ganzissima, Ma è la ma migliore, anche quella. Tornado, mi garbano tutte. E anche le, poi, vabbè, delle fighe clamorose ovunque, però. Soprattutto Tornado. Tornare, No, importante, eh. Fai, ovviamente. ok, dai, quando arriva Saitama? Vai, forza. Sì, perché tanto lo sai che Arriva, dai, è dai. quello che Sì, deve ma il problema è succedere. che se Ma tanto fai. adesso. Se metti solo Vabbè, non Saitama, spoiler. cioè, Ma perché secondo finisce me tutte non e è. due Ma tavole. non è. Infatti, non è più il fulcro di One Punch Man, secondo me, Sì, ma Saitama. non lo potrebbe È essere. l'esercito Il dei problema è che personaggi. c'è questa razionalizzazione di dover per forza far tornare Saitama quando ormai non te ne frega quasi più un cacchio di lui. Per me, Zombieman è un personaggio molto superiore. È bellissimo Cioè, Zombieman. cazzo, Zombieman è super figo, sarebbe il mio eroe preferito. A Vabbè, parte anche che è il Garo, corvo, Eric perché. Draven, È vero, totale. è vero, è vero che continua Anche a Garo è tornare. finito Ma poi come ci sta quella scena, personaggio. una Garo. transizione fantastica, è lui che passa così. Fum, lo ammazzano e lui dopo ha ucciso tutti loro e sono tutti morti dietro. Quello è fantastico. Garo King, anche King e incredibile. Ganzo, No, come King è personaggio. Mr. Satan Arriva. totale. E Lui tutti. si fa un mucchio di paranoia, no? Perché secondo me è il terreno di Oddio, scontro. adesso Cosa. sono fottuto. E tutti quanti. Adesso tirerà fuori il suo colpo segreto. Ma vedi Tutti che però aspettano il colpo parlando ti segreto. piace, vedi? Ma mi Allora diverto, però. è qui, eccoci qua il È problema vero di quello, One Punch Man, che sono i disegni che facevamo noi post Dragon Ball sul quaderno di scuola con tutti i riscontri assurdi alla Dragon Ball Heroes, cioè ora c'è Majin Buu si trasforma, ma questa roba qui diventa troppo presente e finisce per farti perdere il fulcro dell'opera. Sì. Sembra pointless, dove vogliono andare a È vero, parare? non Vabbè, magari c'è arriverà. un Magari arriverà. Però ecco, è per quello che è Seinen. Perché parla a noi che abbiamo letto di Ah, Shonen. dici di. È anche per Ah, quello, ok. certo. Sì, ci sta. E Vabbè, bisogna vedere dove quello va a parare. Magari poi ci fa un colpo di coda, un colpo di rene assurdo. E ci Spero che One geniale. faccia così perché sta allungando troppo. Cioè, è palesemente un'idea gag che funziona se la raccontiamo al bar e ci facciamo due risate. Ma farne un manga seriamente, questi sono i risultati. Che poi secondo Ti me va racconti letto lui. anche in volumi, ragazzi. Sì, Perché forse in tra un capitolo capitoli di pura soffre un azione e po'. l'altro passa a volte mese. Sì. Un mese è un botto per vedere poi solo botte, Soffri un eh? Non po', lo meglio in so, volume. non lo so, non lo so. Beh, a te che ti garbano i Bosozoku, Detonation Island. Ah, vabbè, sì, bello, boh, non sono Bello. arrivato a nessuno Detonation Matsutomo Takashi in generale, secondo me, è un pochino ignorato, Tsutomu giustamente. Takahashi, io sai, quando l'ho scoperto, quando ho letto Jiraishin, cioè Beh, è un il primo poliziesco pubblicato in Italia. assurdo, Un altro seinen che nessuno bello. cita, mi pare seinen Basilisk. Madonna mia, pure Basilisk, è Quello non mi vero. sa che non l'ho Eh letto. sì, vabbè, le cose di ninja un po'. Però, secondo me, non dobbiamo ignorare le cose moderne. Uno dei seinen Vai. moderni più belli che sto leggendo. Sono tre in realtà. Il più bello in assoluto, quello che più entra nelle mie corde, è Tracce di sangue Ok, di che Shuzo non ho Shimi. ancora letto. Io non ho mai letto Shimi, non ho mai Io sì, letto io Akuno Hana, ho mai letto già letto. tanta roba. Io non sapevo nemmeno che l'anime Akuno Hana fosse I Fiori del Male, il manga. Non lo Che è sapevo, avevo visto particolarissimo anche l'anime. Sì, l'anime, tra totalmente l'altro. diverso. Ho cominciato a leggere Tracce di sangue ed è una storia edipica di un livello di follia, di discesa in un inferno familiare, personale. Di altissima caratura. C'è questa storia di una madre ossessiva che cerca di tenere sempre, diciamo, il figlio sotto la sua ala protettiva, lo fa così tanto che
lo fa impazzire, ma la cosa che mi piace di più è il livello di disegno, perché è una cosa molto rara, lo sai pure tu, naturalmente, nel manga il tratteggio. E lui fa tutto tratteggio, non ci sono retini, fa tutto con il pennino, si mette là e disegna i personaggi che a volte, quando sono in preda alla schizofrenia più totale, si distorcono Bellissimo, completamente con questi adesso non l'ho ancora letto, lo tratti. È leggerò. di altissima caratura. Un'altra cosa che mi piace tanto, che pure questa ti potrà piacere perché sembra un po' Studio Ghibli, è Drifting Dragons. Ok, sì. Quello è veramente stupendo. Parla di cacciatori di draghi, sostanzialmente, che vanno in giro per il mondo a proteggere vari villaggi da questi draghi. Sono delle creature volanti, sono di diverse forme, alcune sono serpente, altri con le ali, altri sono draghi, ma sono disegnati in una maniera stupenda. Cioè, senti proprio l'atmosfera ghibliana. Ah, e poi uno dei miei preferiti in assoluto è la divisa scolastica di Akebi. Ok, quello lo conosco. Sì. Comincia con questa ragazza di campagna che deve andare nella scuola prestigiosa dove è andata la madre. Lei è di un'estrazione sociale in realtà abbastanza misera, quindi stiamo parlando di andare in una scuola di persone pettinate, ok? Lei entra in classe e la prima cosa che vede è questa ragazza bionda che si taglia le unghie dei piedi. Il suo manga. Ma cosa? Ho letto il primo numero e ho detto: questo è il mio manga, grazie. Ho preso tutto, ho comprato tutto in blocco. Ah, io invece, non so, mi sto riscoprendo molto anziano e sto leggendo solo storie, slice of life di vecchi. Tipo Ho letto Metamorfosi. Metamorfosi. Non l'ho visto Io proprio, bellissimo, è No, sono perfetto. veramente Ma quello della belli. tizia che Sì, incontra la che vecchietta lì al parlano linguaggio loro. di sì. Come si dice a Napoli, a vecchie prura coperchie. Cioè? Diciamo a un prurito. Ah, ok. No, vabbè, è curiosa che Però è cose carino nuove. anche Sì. perché comunque racconta anche un pochino Quello è bravo, delle doujinshi, Sì, però mi del interessava più la Novecchiet. vecchia da sola con la figlia lontana. Cioè, tu ormai sei entrato in una fase Yasujirō Ozu. Sì, Viaggio a mamma mia, Tokyo. sei lì, telecamera bassa. Ozu, secondo me lui è l'unico che ha capito tutto e basta, è andato, ha Eh fatto sì, ha quello che... fatto i film suoi, ha raccontato Che tutto, doveva addio, fare? io ho Basta. fatto il cinema. Ma di Taiyo Matsumoto invece che c'hai anche lì dietro, Lui per me cos'è è attualmente il mio autore Sì. preferito. Io ho leggiucchiato recentemente Sanni. È Sanni è il una migliore, roba secondo me. Un botto, mi clamorosa. sta No, ma piacendo lui un tutto, botto. anche i gatti del Louvre, tutto. Sì. È tutto Ma anche bello. Gogo Monster, Mamma mia, bellissimo, per esempio. cioè, Cioè, Taiyo Matsumoto come è. dipinge lui i bambini, anche perché disse a Luca che lui aveva vissuto comunque un'infanzia non È facilissima. Sanni, l'interfaccia di Sanni. Sanni, esatto. E quindi la racconta in una maniera incredibile. Poi amo anche il disegno di Matsumoto, Sì. Ma poi mi ha dato particolarissimo. ping pong, a me può bastare, cioè, no. Ping pong, lo dico con però, la massima tranquillità, è la versione anime che è ancora meglio, ahimè, del manga di Taiyo Matsumoto, e la versione anime ovviamente di Yuasa. È il prodotto sull'amicizia tra due persone, tra due singole persone, più importante di sempre. Cioè, non esiste un prodotto manga, anime, secondo me, che racconta l'amicizia in maniera così squisita, commovente, toccante come Ping Pong. Almeno io non ne ho ancora trovati. Anche l'amicizia tra Ryuji e Onizuka, tra moto, gare, bande, non riesce minimamente a toccare l'amore che c'è tra Peko e Più Smile. profonda, più matura anche, È matura perché Smile è pazzo, è chiuso, è una persona che non ha capito minimamente cosa rappresenti la vita, non sa vivere la vita, palesemente fuori posto, è appunto quasi un alieno, un Sì. robot. E Peko di conseguenza è una persona che ride sempre, che prende la vita troppo alla leggera e poi la vita lo punisce, e loro, nonostante questo, riescono a trovare un punto di incontro tra due caratteri completamente folli, perché uno è un sociopatico che non parla mai con nessuno, non rivela mai sentimenti, l'altro invece li rivela troppo e li prende troppo alla leggera. Riescono a incontrarsi attraverso il ping pong, che è solamente un orpello, un Sì, artificio, un potrebbe essere inganno. qualsiasi altra cosa, E come la maggior parte degli Spokon. sì, però tipo in Slam Dunk a un certo punto il basket è descritto talmente Sì, bene che si vede che lui si fa le seghe è sulle proprio partite. chiaro, In ping chiaro, pong a un certo punto si trasforma in un drago, quindi insomma, chiaro. va Vabbè, un po' più alla Yuichi Takahashi. sì, vabbè, ma va bene, va bene, Comunque, dicevo, a proposito di Eroguro, Maruo, va bene. Ha fatto Io ho delle letto rovine La belle. strana storia dell'isola Panorama. Ah, quello tratto Bellissima, da mamma Edogawa mia. Sì, Sì, di sì, sì. Edogawa Cioè, bellissimo, è strambo, però va bene. Vabbè, Quello è c'ha dei strambo. paesaggi incredibili. Veramente ha lavorato alla Mi grande. ricordavo, posso dire, Crepax? Qualcosa. Dai, Valentina. Crepax, assolutamente Dai, sì, un perché botto c'è quel Valentina. manierismo incredibile nel
creare le vignette con i personaggi e non con lo spazio bianco. È una cosa incredibile. Il vampiro che ride è colossale. Ma la ragazza delle camelie, il bruco è di una... anche il bruco è molto bello, però secondo me la bellezza estrema, te lo ricordi, se lo ricordato, guarda, sì, quando te lo ricordi lui. Ti viene solo lo schifo. Però immagina che per loro quella è anche attraente come cosa. La cosa... Non so, lo so. Ma è garbato da far schifo, però... ma è garbato da fare schifo, capito? È quello. Sì, garbato. Però non mi è dispiaciuto. Cioè, quindi sono scene che ti danno noia comunque. Boh, sì, però l'ho letto perché era interessante. Shintaro Kanaka? Mi garba. Però a volte lì, anche lì è tosta. A me Shintaro Kanaka è tosta solo sulla merda. Quello sì. Che non è proprio la totalità di Sora. No, ce ne sono. Devo dirti che io Shintaro Kaga lo adoro quando fa la meta narrativa. Sì. Quando fa il bello fumetto americano anni tutto, 50 diciamo, diverso tutto. È una roba pazzesca. Ma ti ha fatto anche il ritratto. Uno scontro accidentale secondo me è il migliore. Ci sono delle tavole. Aspetta, di il titolo intero. Uno scontro accidentale sulla strada per portare a scuola, per portare a un bacio. A me piace anche quando fa storie comunque che hanno una storia, appunto, tipo Fraction, perché sai, la maggior parte sono tutte raccolte di cose. Se non sbaglio, anche Fraction c'è un po' di metanarrativa. Ecco, come Holiday Junction di Kaigo Shinzo. Sì, sì, è molto figa anche quella roba lì, eh. Ma anche mondi inesplorati, Mishioka Kyudai. L'avete letto? Tremendo. Ecco, la set è quello. Cioè, l'arte fiamminga che si unisce con lo schifo del manga è una cosa pazzesca, veramente. Stavo malissimo quando lo leggevo. Allora hanno fatto Kafka in comics, diceva che dai. Furuya pure. Furuya, Dio. Vabbè, Furuya c'è Palepoli e la musica di Marie. Bellissime, sì. Palepoli veramente. Palepoli, ci sono delle tavole che c'è Tezuka che lo giudica. L'avevo letto, sì, folle proprio. Io l'avevo letto. E c'è anche Doraemon in Palepoli, sono più cose di Doraemon. L'avevo letto in scan nel 2012. E ci avevo fatto un articolo. C'è quella scena dove ci sono i quattro Beatles con le immagini dentro, che ci sta stato un'ora io a guardare. A me anche lì diverte la metanarrativa, il fatto che un personaggio spari in una vignetta e poi gli effetti accadano nell'altra mentre loro si muovono. Ecco. Vabbè, quello già Tezuka lo faceva. Ecco. A proposito, ti ho dato un là. Io direi di chiudere questa nostra disamina di nomi, opere, eccetera, con si parla di proiettili, si parla di proiettili sparati che vanno qua e là, eccetera. Direi di parlare di Stillborn Run / Jojolion. Ne abbiamo già parlato. Abbiamo fatto un video su Stillborn Run che vi potete recuperare su YouTube. È molto divertente. Però Stillborn Run non è tutto seinen. All'inizio no. All'inizio il pubblico ha creduto che non fosse Jojo. Esatto. Ma che fosse Stillborn Run, cioè fosse una nuova opera di Araki. Qualche sospettino c'era all'inizio, perché c'erano delle cose un po' strane che accadevano, ma era bizzarro, infatti. I personaggi si chiamavano in quel modo. Difficile non capire che fosse Jojo. Vabbè, dai giapponesi mi aspetto tutto. Io ti dico che è la sua miglior opera, senza dubbio, perché è piena di amore, ci sono tutte le sue influenze cinematografiche, fumettistiche, e soprattutto si è preso molto più tempo per scrivere, e questo si nota. È vero, anche perché si nota parecchio. Quello che dici tu è giusto, perché dentro vedi tanto Sam Peckinpah, grande regista western, vedi Ten-Ten con delle cose a bolla pazzesche, vedi un suo modo di filtrare un racconto che è quello classico americano della scoperta pionieristica, in una chiave giapponese con i superpoteri, e lo fa egregiamente, lo fa super bene, con tante sottotrame che magari nelle prime saghe di Jojo non c'erano, perché raccontava episodicamente un personaggio alla volta. Ok, mo succede questa mini saga su questo personaggio e basta. Non erano in contemporanea più racconti, è veramente molto più strutturata come storia, e me l'ha fatto garbare più di tutte le altre serie di Jojo sicuramente. Poi sì, come dicevi, spostandosi da Shonen Jump a Ultra Jump, la serializzazione di 20 pagine a settimana a 40 al mese ha preso fiato. Proprio ha potuto respirare alla grande, dice, mo' racconto tutto per bene. C'è un mistero, c'è le reliquie, devono recuperarle tutte per metterle insieme, vedere che cazzo succede. C'è un presidente, perché ci sono quattro presidenti, no, due, uno, poi perché è grasso, poi perché è magro. Però quella se l'è giocata stra bene, a differenza delle altre volte, che le altre volte non torna. Tipo, se l'è inventato da capo. Sì, c'è una pianta. Però almeno l'ha giustificato. Come fanno sempre tutti i mangaka. Ma
Araki un po' di più. Araki Forgot un po' di più forse. Poi okay. Appunto ci sono anche dei thriller interni al thrillerone, cioè appunto chi ha sparato a Johnny Joestar, insomma. A me piaceva il potere Fanny Valentine è incredibile. A me piaceva un botto anche la ragione filosofica che dà forza al suo potere. Ecco qua. Infatti, secondo me, Fanny Valentine, io non so nemmeno se definirlo villain. Perché, sì... Capito? Alla fine è un anti-eroe per me. È super carismatico. Lo vedi proprio che Araki si concentra tanto sui cattivi, quelli che fa bene.